Eccoci, buongiorno, bentrovati. Luca Tremolada, siete su Data Jobs. Saluto Andrea Gianotti che ha le cuffie e la barba per distinguersi dagli altri ospiti. È brutto e vecchio Andrea Gianotti. Il brutto e vecchio Andrea Gianotti. In primo piano Luca Donghi, studente al secondo anno del Master di Data Science dell'Università di Milano. Buongiorno Luca, benvenuto e bentrovato. Buongiorno a tutti, E piacere di tra di conoscervi. noi, stai sereno, stai tranquillo, e tra di noi Ionuz, buongiorno, bentrovato, il più giovane della compagnia, Buongiorno anche studente a te, al Luca. terzo anno del liceo scientifico di Piacenza. Come si chiama il tuo liceo? Liceo Scientifico Lorenzo Respighi. Perfetto. Allora, ci racconteranno di un progetto che si chiama Data Science for Citizen, nato all'interno dell'Università di Milano, del progetto che hanno portato avanti nella scuola del liceo scientifico di cultura del dato. Parleremo di come si insegna un po' di statistica all'università, insomma, parleremo di un sacco di cose, ma dopo la sigla. Allora, Luca, tu sei il coordinatore, il tutor cosiddetto, di questo progetto che è stato presentato un paio di settimane fa all'Università di Milano, in cui sei entrato in un liceo scientifico e hai provato a proporre a lavorare con i dati. Ci racconti un po' l'idea di questo progetto? Assolutamente. Allora, innanzitutto volevo dire che questo progetto di Data Science for Citizens è stato promosso da delle persone che devo assolutamente ringraziare, che sono la professoressa Silvia Salini, la professoressa Francesca De Battisti e Silvia Dallanoce del liceo. E praticamente è un progetto che si è svolto nell'ambito del PCTO, che è un progetto che devono svolgere gli studenti del liceo, che si occupa di competenze trasversali. Quindi, in sostanza, io, come anche altri degli studenti di Data Science, ci è stato proposto dalla professoressa Silvia Salini di svolgere questo progetto a contatto con gli studenti del liceo e portare la cultura dei dati, la statistica e imparare a utilizzare un software come R in questo liceo. Da questi studenti che sono in realtà già delle eccellenze perché diciamo che si sono autoselezionati per svolgere questo progetto. Avevano differenti scelte, alcune sicuramente più semplici di altre, più semplici di questa soprattutto, e hanno scelto di loro spontanea volontà di fare matematica, statistica e imparare un nuovo software come R, nelle ultime ore della giornata al liceo. Per cui sicuramente erano già abbastanza autoselezionati e mi sono trovato degli Ci studenti stai dicendo bravissimi. che erano secchioni, ci stai dicendo che erano dei secchioni Sono sostanzialmente, tutti cioè tutti nerd, tutti secchioni, nerd. che erano super nerd, Esattamente. super secchioni, anche perché questo lavoro l'hanno fatto fuori dall'orario scolastico, per cui ha maggior ragione. E tra l'altro no, non è come giocare un videogioco usare R, nel senso che No. io e Gianotti ci siamo cimentati e ci siamo spaccati la testa su queste cose. È vero che c'è Non un è. gap generazionale. Siamo vecchi e tutto quanto, insomma, però non è una cosa immediata, ecco. Assolutamente, dirò di più, e hanno pure voluto fare, abbiamo fatto più lezioni di quelle che erano previste, per cui hanno lavorato parecchio ed erano molto motivati. E qui abbiamo anche un esempio che è. Allora Luca, facciamo una cosa, facci vedere subito su che cosa avete lavorato. Nel frattempo, mentre tu prepari, insomma, la condivisione della schermo, io vorrei fare due chiacchiere con Ianuz. Sì, eccomi. Allora, tu appena, noi di solito ci colleghiamo sempre a mezzogiorno, ci siamo collegati adesso perché tu hai appena finito di studiare. Sì, sono arrivato a casa una quindicina di minuti fa. Allora, come è andato questo progetto e innanzitutto se ti è piaciuto? Intanto Luca Donghi in questo momento non ci ascolta perché sta mettendo su la presentazione, per cui fai finta che non ci ascolti. Che cosa ti ha convinto, insomma, a partecipare al progetto? Il nome. A me è piaciuto tantissimo il nome, come era scritto il titolo, Data Science for Citizens, perché era molto unico rispetto alle altre scelte che c'erano. E quindi ho detto,
Dai, l'anno scorso ho provato una cosa semplice, quest'anno devo cambiare e ho deciso di fare statistica e sono felice di aver scelto questo progetto, perché non solo ho capito quanto bello la statistica, ha cambiato la mia visione di vita e del futuro, ho capito anche qual è la situazione, diciamo, attuale della libertà, della politica nel mondo. Ok, e da che allora sai, di solito i cattivi conduttori quando hanno una persona più giovane fanno sempre le domande stupide, per cui scuserai me, ma soprattutto scuserai Gianotti, no? Per cui Esatto, ti perché faremo delle domande veramente stupide, tu abbi pazienza. Ma ti certo. piace, cioè, tu da grande non vuoi fare l'archeologo, quindi, cioè, Per non vuoi nulla. fare il professore di lettere o di italiano, mi sembra di capire. Hai capito molto bene. Italiano per niente, archeologia non si parla nemmeno. Ok, Tutto il ma mio, la mia visione è solo sull'informatica e basta. Prima volevo fare il cacciatore, ma ho capito che non sono molto bravo. il cacciatore di, cioè quello che spara gli animali? Ah, no, ho Il capito, il calcio. cacciatore. Oh, okay, no, il cacciatore sì, ma il cacciatore lo volevamo Esatto, fare un po' tutti, te lo esatto. assicuro. Poi però di solito cioè, uno su mille se la fa. Quindi, insomma, ingegneria informatica, te la butto io. Sì, è quello. Data science. Ma l'idea qual è? Quella di facciamo un salto pin d'aico, mi rendo conto di quanto sia stupida questa domanda, perché poi tra l'altro la farò anche a Luca Donghi, solo che lui bene o male è un pochino più vicino al traguardo. Tu oggettivamente al terzo anno del liceo scientifico, io al terzo anno non avevo delle idee molto più confuse delle tue, No, ecco, ma ma figurati, magari avere già un anche io. indirizzo. Diciamo che dove ti vedresti? Io come idea, come obiettivo ho che tra 10 anni o magari 15 anni di avere la mia propria azienda di informatica in cui di servizi informatici, diciamo così, di web developing e web designing o cose del genere. Mi sembra già Ah, chiarissimo, vero Andrea? assolutamente, hai già delle idee super. Insomma, da questa prima chiacchierata abbiamo portato a casa già un po' di cose. Uno, la data science funziona se hai un brand forte, perché riesci a raccattare gente capace, Esatto. che ha voglia di fare, quindi il brand è importante, complimenti. Poi la seconda cosa che mi ha portato a casa è che Luca prenderà sicuramente 30 lode, perché cioè, è chiaro che, voglio dire, in questo esame, dopo aver fatto elogi, 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 sicuramente 30 lode, ci mettiamo anche noi una buona parola. E poi la terza che, cioè, voglio dire, è molto, diciamo, simbolico, però ha un terzo della nostra età, perché Luca, lui ha un terzo della nostra età, sa già esattamente cosa vuole fare impresa, e questo tanto di cappello, veramente, giù il cappello. Allora, Luca, facci vedere, facci capire su che cosa avete lavorato. Statistiche, leggo la statistica nella libertà. Sì, Nelle allora, libertà. esatto, vi racconto un po'. In pratica, l'idea è che volevo parlare di libertà, io, mia scelta personale, volevo parlare di politica, perché è una delle mie più grandi passioni, e perché in realtà spesso un termine come la libertà noi lo associamo a qualcosa di veramente astratto. Pensiamo, che cosa può c'entrare mai la statistica, i numeri con la libertà? Beh, in realtà c'è da dire che se noi abbiamo una definizione pragmatica di un concetto che è abbastanza oggettiva e che è abbastanza condivisa, allora la possiamo misurare e quella misurazione diventa una variabile. Quando abbiamo una variabile, possiamo utilizzare gli strumenti della statistica per imparare delle cose o per mostrare delle cose. E quindi l'idea è stata: abbiamo dei dati sulla libertà, abbiamo dei database importantissimi come quello del Freedom House o come l'Economic Freedom Index, che ci forniscono un sacco di dati su questo, che sono fonti estremamente autorevoli, e abbiamo voluto mostrare com'è la situazione della libertà nel mondo attraverso degli strumenti di statistica che non sono neanche così semplici in realtà. Perché quando ho iniziato questa esperienza, l'idea era, oddio, la mia professoressa Silvia Serini mi ha consigliato: tu prova a fare delle cose semplici, parti da delle correlazioni, fai dei grafici e vedi se gli studenti sono abbastanza bravi e vedi fin dove spingerti. La mia idea era di arrivare a utilizzare una tecnica che, tra l'altro, non è per nulla semplice, sicuramente non al liceo, che è la principal component analysis, per riuscire a mostrare meglio questi dati delle libertà
in dei grafici, ma anche per riuscire a ottenere una variabile che contenesse il maggior numero di informazioni possibili su queste variabili di libertà ottenute da questi database di cui ho parlato, che potesse fare un ranking dei paesi nel mondo per quanto riguarda le libertà. Questa è l'idea di fondo. E in pratica quella che vi sto mostrando adesso è una presentazione completamente realizzata dagli studenti del progetto, che hanno presentato, come dicevi benissimo tu, alla Statale di Milano una settimana fa, mi pare. E sostanzialmente fa vedere il percorso della presentazione che poi facevano i ragazzi, quindi ne parlavano direttamente loro. Adesso la scorro un po' velocemente perché poi i grafici vorrei farveli vedere direttamente da R, perché si vedono meglio, sono anche interattivi, si può guardare più cose. E quindi ci sono correlazioni, ci sono strumenti della scienza politica come il Political Compass, ci sono rappresentazioni. Questo l'hanno fatto tutto loro. Scusa se ti interrompo, Luca. Cioè, sì. Perché noi giochiamo un po' con i dati e con i numeri, nel senso che tu hai proposto delle correlazioni e loro le hanno cercate. Com'è che è andata? No, bisogna essere onesti, gli studenti sono bravissimi, eccezionali, però sicuramente un lavoro del genere proponendo delle idee e realizzandolo da soli non sarebbero stati in grado, come non è umano che sia nel terzo anno del liceo riuscire a lavorare su questi strumenti solo dopo aver fatto una lezione senza essere guidati. In realtà il codice R l'abbiamo scritto assieme, ovviamente la maggior parte, le cose più complicate le ho fatte io spiegando. Loro hanno ben capito, di questo è la cosa di cui sono più orgoglioso, per cui l'importante era che capissero veramente quello che stavamo facendo, che concordassero su quello che stavamo facendo e su come lo stavamo facendo, che se avessero idee potessimo cambiare il modo in cui lo facevamo, e poi la parte di presentazione PowerPoint e di come spiegare al pubblico il proprio progetto, quello invece è farina del loro sacco, completamente. Mentre tu mostri un po' di grafici, posso fare una domanda a Yunus? Sì, sì, certo. E cos'è che ti è piaciuto, cioè che cos'è che ti ha colpito dell'uso di questi strumenti? Nel senso che l'argomento ti piaceva o ti piaceva più? Dici la verità, perché intanto qui insomma ci diciamo le cose. Cioè ti piaceva più lo strumento o la materia delle libertà, della libertà nei vari paesi politici? Che cos'è che ti ha divertito di più? Beh, guarda, a me piace tantissimo il film, ad esempio Matrix, e quando vedevo tutte ste paroline, tutti i caratteri verdi, stavo impazzendo. E quando avevo visto tutto il progetto fatto da Luca, avevo capito che è una cosa che sicuramente mi piacerà, anche se all'inizio era un po' noioso, perché non ci conoscevamo, quindi... stavo lì da una parte e guardavo e sentivo quello che diceva Luca, ma poi è diventato sempre più bello perché siamo stati coinvolti anche noi studenti, e la parte che mi è piaciuta di più è stata appunto la principal component analysis, che all'inizio sembrava difficile da capirla, però appena trovavi quell'indizio o quella cosa da capire era molto facile e la risposta era sopra, quindi sì. Luca, qual è stato l'impatto con una classe di studenti del terzo anno? Cioè, quanto è semplice, cioè, dici la verità, nel senso di quanto è stato complicato, anche se mi hai spiegato che questi sono tutti studenti che in qualche modo si sono fatti avanti. Però quanto è pronta, diciamo, la scuola media inferiore per affrontare, no, questi temi che poi riguardano dentro a questa ricerca? Non c'è solo la politica, c'è la conoscenza degli indicatori, c'è la conoscenza di un po' di cultura del dato anche, c'è un po' di conoscenze statistiche e matematiche. Cioè, come li hai trovati? A che livello li hai trovati? Allora... devo ammettere che da statistico devo ribadire che il mio campione non era rappresentativo e quindi non posso fare inferenza su... Perché erano tutti bravi, molto bravi, mi sembra di capire. Sì, assolutamente. Ovviamente c'era varianza anche all'interno di questo gruppo di studenti, c'era chi era più bravo, chi lo era un po' meno, ma sicuramente lo erano di più della comune popolazione del liceale, per cui
Se devo basarmi su questo campione, ovviamente direi sono prontissimi, insegniamo subito la statistica, la data science e a programmare al liceo, che è importantissimo e super richiesto, e con i giusti metodi, con le giuste semplificazioni si possono imparare anche al liceo, ne sono più che sicuro. E per quanto riguarda invece la mia esperienza di come mi sono interfacciato con gli studenti, devo dire che, ero un po' agitato, nel senso, era la prima volta, come ogni prima volta, sì, un po' agitati, però in realtà, siccome vedevo dell'interesse, siccome vedevo che gli studenti rispondevano molto bene a quello che proponevo, e siccome anche c'è una vicinanza di età abbastanza forte, nel senso, abbiamo 8 anni di differenza, neanche più di tanti, per cui si riesce anche a instaurare un legame che può essere più forte di quello che si ha con un professore magari di età più avanzata. E quindi in realtà mi sono messo subito a mio agio, mi sono trovato benissimo, è stato molto più semplice di quello che pensavo insegnare queste cose. E tra l'altro, come ho detto, ho fatto delle tecniche statistiche che non credevo di riuscire a fare perché non credevo di avere studenti capaci di farlo. E in realtà ho fatto tutto quello che volevo fare, ne sono super orgoglioso di questa cosa. Un angolino nerd, tu hai usato R per la programmazione e poi che cosa hai usato per fare i grafici interattivi? Sempre R. Tutto con R hai fatto, non hai fatto una data visualization ad hoc? No, perché siccome si trattava di imparare il software R, ho voluto far vedere che si possono fare comunque anche quelle cose che sono, si possono fare più semplicemente con degli strumenti più di livello più alto, si dice, si possono fare comunque anche su R. Per esempio, con il pacchetto di Plotly, si possono fare dei grafici interattivi carini che erano abbastanza buoni per il nostro obiettivo. Ionuz, ti sono venute delle idee, poi passo la parola ad Andrea, ti sono venute delle idee facendo questo lavoro? Cioè, prima hai parlato, chiaramente il tuo futuro mi sembra chiaro, è quello di fare lo start-up, ce l'hai fatto capire, ma cioè, c'è qualche cosa, ti sei acceso una lampadina facendo questo lavoro? Cioè, c'è un progetto che ti sei detto, beh sì, però potrei usare R per andare a capire queste cose, e poi ricordiamo che R è uno strumento statistico che permette di fare delle domande a grandi moli di dati, questo lo per dare una spiegazione pop, ecco. Beh, io avevo capito, dopo che ho visto tutto il coding di R, avevo capito che è meglio lasciarlo da una parte per adesso e basarmi più su dei linguaggi un po' più facili e un po' più interattivi, diciamo così. Però di idee posso dire che ho iniziato ad amare di più la politica, e da quando abbiamo iniziato questo progetto ho iniziato anche a seguire la situazione politica in Italia e mondo, poi con le guerre, cose del genere, e questo progetto mi ha avvicinato molto alla politica, appunto. Allora, siccome avete parlato di politica, una domanda per tutti e due, ecco, ma che cosa vi ha colpito dei risultati che sono emersi dallo studio? Partirei da Luca. Allora, quello che... non sapevi, cioè c'è qualcosa che hai scoperto che non sapevi o fondamentalmente in questo caso il dato è andato a, scusa il gioco di parole, a confermare un po' quello che capiamo dai telegiornali, giornali, informandoci? Sì, no, devo ammettere che... Allora, siccome devo dire che io la triennale l'ho fatta in scienze politiche, per cui in realtà conosco abbastanza l'argomento e... Diciamo che sorpreso non direi, però sì, alcune cose vederle con i dati in maniera oggettiva risaltano ancora di più. Vedere come si distribuisce la libertà del mondo, vedere in quali zone geografiche, in quali tipi di popolazioni, quali tipi di religioni, culture e storie. Sicuramente vederlo con i dati che si può dire... Beh, così non sono biased, non ho una mia opinione che mi fa andare in una direzione politica perché la ritengo quella più convincente di mio. Ho i dati davanti, quelli sono autorevoli, non li ho creati io. Per cui vederli di fatto rendono le cose più forti. Come è messa l'Italia, Luca? Come è messa l'Italia? Ve lo posso mostrare in realtà. Però prima devo dire come è stato realizzato il ranking finale che abbiamo fatto, perché se no non si capisce come mai si trova in un certo posto. Allora,
Non so quanti di voi conoscono la tecnica della Principal Component Analysis, ma banalmente ci permette di fare riduzione della dimensionalità di un dataset. Noi partivamo da un dataset con 37 variabili di libertà. Molto grande. Enorme, sì. Cioè enorme. Enorme per il nostro scopo. E siccome volevamo fare una rappresentazione grafica, quindi abbiamo tre dimensioni, di più non ne abbiamo, quindi non possiamo usare più di tre variabili da mostrare, se non quelle degli assi cartesiani, e poi volevamo fare un ranking, quindi una sola variabile che ci dicesse chi è più in alto, chi è più in basso, dovevamo ottenere delle variabili che mantenessero il maggior numero di informazioni possibili delle variabili iniziali, con poche variabili che fossero indipendenti tra di loro, così una variabile in più aggiunge del tutto delle informazioni, perché se noi utilizziamo delle variabili che sono correlate, allora abbiamo sprecato degli assi cartesiani per ridondanza, mettiamola così. La Principal Component Analysis, ultima cosa che dico per non tediare le persone, no, invece ci piace moltissimo, aspetta, perché a noi, per cui stai parlando con le persone che si divertono, infatti io sorridevo tutto compiaciuto, perché poi piacendomi questi argomenti mi va bene che stai un pochino sul tecnico, vai. Okay, allora bene, benissimo. In pratica, noi quando abbiamo tante variabili, per dire, abbiamo la variabile che ci dice quanto è rispettato il diritto di proprietà privata, la variabile che ci dice il numero dei partiti, la variabile che ci dice la libertà di espressione, quella che ci dice la tassazione in un paese, come facciamo a dire qual è più importante e qual è meno? Bene, questi istituti creano delle loro variabili, dei loro score che pubblicano. Tra l'altro consiglio questi siti, andate a vederli, hanno dei dati bellissimi, delle illustrazioni bellissime, si imparano molte cose, che sono, ripeto, Freedom House e Economic Freedom Index. E quello che volevo dire è che loro decidono di dare dei pesi a queste variabili sulla base di loro conoscenze, sulla base di loro idee e su come hanno strutturato per l'appunto questi dati. La Principal Component Analysis ci permette di fare una cosa meno arbitraria. Cioè, la Principal Component Analysis dà più peso alle variabili che hanno più varianza. Perché? Perché varianza di solito è un termine che è visto negativamente quando vogliamo fare dei forecast, perché maggiore varianza, maggiore errore rispetto alla stima che facciamo, ok? Ma nel nostro caso, varianza vuol dire informazione. Cioè, una variabile che, per esempio, il diritto di proprietà privata, in moltissimi paesi del mondo quel dato è tutto uguale, cioè la proprietà privata è tutelata, e siccome hanno quattro livelli, le variabili hanno quattro valori numerici, tendenzialmente hanno quasi tutti quattro, allora la varianza di questa variabile non è così alta. Ed è così informativa? Beh, sicuramente meno di una variabile che, come può essere quella di quanti partiti ha un paese, perché c'è molta più varianza, ci sono paesi che hanno un solo partito, alcuni che ne hanno due, alcuni che ne hanno 27.000 come l'Italia. E quindi c'è sicuramente maggiore informazione, e la Principal Component Analysis dà maggiore peso alle variabili che hanno maggiore varianza e quindi maggiore informazione. Se noi siamo d'accordo con questo modo di pesare le variabili, la Principal Component Analysis è un modo molto meno arbitrario, anzi in modo oggettivo, lo fa con un calcolo matematico che è uguale sempre, per ottenere sostanzialmente delle variabili nuove dando l'importanza alle variabili vecchie in questo modo. Per cui noi otteniamo alla fine questa variabile che, ricordami Yonut, aveva il 70% dell'informazione contenuta nelle variabili originali? 68, se è più preciso. 68% cioè 37 variabili iniziali, otteniamo una sola variabile che contiene il 68% delle informazioni originali. Siamo contentissimi e mostriamo questa variabile. Allora, spero che lo schermo sia ancora condiviso. Devo fare il plot velocissimamente. Voilà. Perfetto, ho schiacciato il tasto sbagliato. Ovviamente non si capirà niente all'inizio, ma si può zoomare proprio perché il grafico è interattivo. Questo è il ranking, quindi se noi andiamo a vedere i primi paesi, possiamo vedere quali sono i più liberi, dal primo fino a scendere poi alla Nord Corea, che è l'ultimo. E vediamo che Finlandia, solito Finlandia-Svezia, che è un po' il ticket dei paesi del nord Europa, dove di fatto poi sono in alto non solo nei ranking sulla politica, ma anche sulla qualità della vita, sul benessere, sul assolutamente sì. Quindi c'è Nuova Zelanda un po' mi stupisce, però ci può stare. E poi Olanda, Canada, noi dove siamo? Adesso ve lo mostro, volevo solo dire una cosa, che Vai. Tra l'altro,
È evidente quindi che c'è una fortissima correlazione tra maggiore libertà e maggiore felicità, come dicevi tu, in tutti i grafici, in tutti gli indicatori di qualità della vita e felicità, i paesi più liberi sono i primi. Volevo dire che se noi andiamo a vedere un ranking che contiene solo le libertà politiche e civili, non troveremo Finlandia, Svezia al primo posto, troveremo Nuova Zelanda, troveremo più in alto altri paesi. In realtà, quando aggiungiamo le libertà economiche, la Finlandia e la Svezia diventano i primi posti. Noi siamo abituati a pensare che Danimarca, Finlandia, Svezia siano paesi socialisti. In realtà sono paesi con le libertà economiche più ampie al mondo. Era solo una cosa che volevo dire perché non è del tutto scontata. Molti le pensano come dei paesi socialisti, con economie di Stato molto rigide. Invece c'è molta libertà economica. Se andiamo a vedere l'Italia invece dove sta, scusatemi, devo cercarla, mi pare fosse qui... Sì, io non mi puoi aiutare, vero? È molto vicino a Barbados. È un po' sopra la Grecia, qui è sopra. Sì, okay. È sopra. È sopra la Grecia. È molto nascosta, diciamo. È molto nascosta, c'è un po' di sovrapposizione, scusatemi. Data visualization si poteva fare meglio, con le risorse e il tempo che avevamo abbiamo fatto il nostro meglio. No, ma siete stati perché... Ecco, era sopra. Era sopra? Ancora sì, più sì. Sopra? Siamo messi così? No, sotto, vai sotto, cioè, l'avevi visto? Ancora un po'? Ok. Dopo la Lituania. Eccola qua. Ricordiamo che abbiamo... 0.86 sì. è il valore numerico. Esattamente, ricordiamo che... stiamo mostrando da 0 a 100 di libertà, dove 0 è la Nord Corea e 100 è la Finlandia. Okay? Perfetto. E l'Italia si posiziona a 86, per cui in realtà rispetto al mondo nel suo complesso si posiziona molto bene per le libertà. Se andiamo a vedere in Unione Europea, se andiamo a vedere nei paesi occidentali, c'è chi fa molto meglio di noi, sicuramente. Io non so, è vero che tu sei in un liceo scientifico, dunque quantomeno... quante ore fate di matematica alla settimana? Beh, ne facciamo 5, poi abbiamo ancora un'ora di integrazione. Ok. Com'è che vengono... adesso passami la domanda da vecchio, per cui cerca di venirmi incontro. Cioè, l'approccio che passa dai dati, il fatto che vi mettete a lavorare con un computer cioè misurando un po' i fenomeni, è un approccio che va bene. C'ho il cane che sta facendo casino. È un approccio. Vai, Andrea. No, volevo dire che secondo te è un approccio adeguato. Provo a interpretare un po', a fare l'esegeta del pensiero di Luca, ma secondo me voleva chiedere se secondo te è un approccio adeguato per la tua formazione, oppure come dire, faresti dei cambiamenti in questo senso, voglio dire, dalla tua esperienza di studente. Posso dirti una cosa, che noi al posto di usare i quaderni o cose del genere, i libri, noi abbiamo il nostro iPad che stiamo studiando, siamo già abbastanza digitalizzati, diciamo così. Quindi ogni giorno stiamo lavorando già con i dati, non sotto forma fisica, ma digitale, e questo, diciamo così, facilita di molto la vita, perché una cosa è scrivere sul quaderno e poi cancellare e riguardare, poi magari devi riscrivere tutto, ma con... Si è bloccato? Dai, copiare, copia e incolla. Sì. Okay. Sono bloccato? Sì. No, sei andato tranquillo. Va bene. No, senti, vai. Adesso ho perso il mio pensiero. Diciamo vai, così Luca. Che è sempre, sempre bene la digitalizzazione e... lavorare con i dati da un'età così, diciamo, abbastanza giovane, fa sempre bene. Dai, Andrea. Il mondo reale. Ok, io oggi più che una domanda, se Luca mi consente, ho una ferma, diciamo così, una considerazione un po' da boomer, quindi mi metto sotto la scritta da solo, visto che faccio questa considerazione di un paio di minuti, che è questa. Cioè, che noi, diciamo, questa rubrica si chiama
data jobs, nel senso che i dati sono importanti per il lavoro. Abbiamo spiegato in questi mesi che un po' tutti i lavori richiedono questa competenza, che un po' tutte, diciamo, il modo per guadagnarsi da vivere avrà necessariamente a che fare, chi poco, chi molto, con i dati. E sviluppare queste competenze sono competenze che possono essere spendibili in ambito economico. Però quello che poi emerge, proprio poi alla fine qui ci troviamo davanti a un liceo in cui delle persone devono essere, come dire, formate di base, è che le competenze della data science non solo formano lavoratori, ma formano i cittadini del futuro. Cioè, nel senso che così come il latino, così come la matematica di base, così come la fisica, ti danno delle competenze per affrontare il mondo, anche se poi uno non lavorerà mai con Newton e Sì. non lavorerà mai con le funzioni, cioè, nel senso che ognuno impara un sacco di cose che poi non userà nel proprio lavoro. E anche coloro che magari non avranno a che fare tutti i giorni con i concetti di data science, perché non saranno, come dire, scienziati dei dati, faranno, che ne so, il pubblicitario, faccio un esempio. Ma questo, come dire, servono quelle competenze per cercare di avere nuovi occhi per valutare il mondo. E quindi questo è, come dire, mi sembra particolarmente di rilievo questa iniziativa, perché, diciamo così, il formare competenze, il formare, diciamo, le persone ad essere abituate a guardare il mondo anche attraverso, queste informazioni, permettono lo sviluppo di cultura. Proprio cultura vera e propria, anche se non ha una vera applicazione pratica. È finito il momento boomer e quindi posso togliere il mio bannerino. E poi, insomma, faccio magari una domanda, visto che, Io come volevo aggiungere una dire, cosa. vai, Ionuz. Parlando del liceo, che stiamo studiando tante cose in diciamo poco tempo, queste cose, anche se lo scopo di, ad esempio, del nostro liceo è quello di dare un Abbiamo un po' di problemi di raggio connessione. di più. Ci si sente adesso? Mi sentite? Sì, vai via un po'. Luca, sei muto. Ripeti l'ultima frase, sei solo bloccato un secondino. No, lo scopo del liceo è il fatto di dare più possibilità allo studente, di più scelte per il suo futuro. E quindi, anche se la maggior parte di tutte le cose che, ad esempio, io adesso studio non mi serviranno poi così tanto, non le userò da ogni giorno in poi, ma servono come cosa si vuol fare nella vita. Ed è una cosa molto importante, anche se è abbastanza difficile e noioso studiare così tante robe. Faccio una domanda io per tutti e due, partirei da Ionuz. Che cosa ti manca? Che cosa non riesci a fare a scuola, ma riesci a fare nella tua cameretta, magari con un computer o un portatile? Cioè, in questo momento, quali sono gli strumenti informatici, ma anche, diciamo, le materie? Faccio questa domanda perché mai come in questi anni si è capito che il mestiere del futuro non si impara a scuola. Siamo in un momento in cui l'intelligenza artificiale, la data science, insomma, non ci sono dei saperi strutturati, cioè non c'è, ma questo te lo potrà confermare anche Luca, un corso che ti permette di dire: ok, io, come avviene per il notaio, devo imparare a studiarmi tutto diritto privato. Una volta che so tutto diritto privato, la vita è fatta, faccio il notaio. L'ho fatta semplice, non si arrabbiano i notai. In questo momento, soprattutto sul mondo dei dati e delle tecnologie, è tutto molto fluido. Che cos'è che ti piacerebbe imparare, ecco? Diciamo così, allora, come posso dirlo bene? Io, ad esempio, nella didattica a distanza, quando c'era, ascoltavo molto la musica mentre ascoltavo le lezioni, perché mi rilassava sempre, e anche se avevo da una parte la musica, da una parte quello che diceva la prof, sentivo e riuscivo a capire meglio, perché ognuno ha il suo approccio di studio, ma questo è che mi manca adesso, visto che a scuola non posso farlo. Non puoi Cioè, mettere la tecno a palla e ascoltare musica mentre sei. E il tuo vicino di banco magari avrebbe qualcosa da ridire.
Cioè, paradossalmente ti manca quella che viene chiamata il multitasking media, no? Cioè il fatto di fare più cose contemporaneamente, mentre a scuola sei un po' costretto a fare una cosa passiva, nel senso che è un insegnante davanti, non è passiva perché è interattiva, l'insegnante è vivo, risponde davanti a te, però insomma il fatto che sei abituato ad avere più livelli di concentrazione assieme. Io uso un metodo da un po' da 2 anni quasi, in cui mi baso su una cosa solo per 20 minuti, così riesco a studiare meglio e non mi annoio. Ad esempio, ho da studiare per matematica, chimica e fisica, sono molto noiose come materie, e quindi aggiungo qualcosa di più divertente, non lo so, come un video su YouTube, o la musica, o anche disegnare. E faccio 20 minuti matematica, faccio un disegno, 20 minuti studio fisica, poi magari ritorno a matematica se non mi sento così annoiato. Poi riprendo di nuovo con la musica e continuando così riesco a mantenere quel livello di attenzione che mi serve per capire meglio come studiare quello che sto leggendo in quel momento. Sai che hai raccontato in maniera molto semplice la distanza siderale che c'è tra me, Gianotti e te, nel senso che voi siete proprio una generazione che hanno un funzionamento della testa diverso dal nostro. Io ho parlato con il preside di ingegneria, il rettore di ingegneria, e gli avevo chiesto qual era la differenza tra gli ingegneri, insomma, della nostra età e i nuovi ingegneri. Lui mi ha spiegato che di solito gli ingegneri della nostra età, quando di fronte a un problema, mettono giù la penna e cominciano a pensare. Si prendono 5-10 minuti, poi cominciano a scrivere. Voi partite subito, partite, scrivete, cancellate, ritornate indietro. Cioè, e lui diceva giustamente, non c'è un giusto e un sbagliato. C'è un livello diverso di frustrazione, ma c'è anche un livello diverso di gestione della frustrazione. E questo è un po' la grossa differenza. Luca, è un po' così anche per te. Tu ormai, insomma, sei un pochino più avanti rispetto a... Anzi, sei molto più avanti rispetto a Yunus. Cioè, anche per te c'è un tema multitasking vero, cioè di tenerti sempre... Cercare sempre di fare qualcosa di stimolante e di subire un po' la noia, Cioè, per poi quello che ci ha raccontato Yunus è questo, cioè il fatto di far fatica a fare qualcosa che non ti piace. Ok, devo ammettere che c'è un po' di differenza tra me e Yunus. Per dire, al liceo ero spesso annoiato, non studiavo un granché, e quindi magari le sue tecniche mi sarebbero state utili, ma in realtà adesso studio cose che mi piacciono tantissimo e in realtà ho piacere a studiarle, ho un'organizzazione abbastanza efficiente del tempo, per cui mi diverto a studiare le cose che sto facendo, ma non tutte, come umano che sia, però tendenzialmente non ho bisogno di un'organizzazione per la noia, quello no. Ok. E che cosa ti manca? Che cosa non ti piacerebbe imparare ma non riesci ancora a imparare all'università? Dov'è che devi guardare fuori? Soprattutto tu lavori sui dati, che abbiamo detto è un territorio vastissimo dove non c'è nulla di fisso, ecco. Certo, ma guarda, è una bella domanda in realtà, perché ci sono delle cose che mi piacerebbe studiare che non ci sono nel mio corso di laurea, ma perché non hanno senso nel mio corso di laurea. Cioè, per passioni magari diverse, perché in realtà il corso di laurea che sto facendo è sicuramente all'avanguardia, ha di tutto, si possono scegliere i corsi, c'è da machine learning, reinforcement learning, deep learning, puoi scegliere quello che vuoi, c'è abbastanza scelta, per cui in realtà si può scegliere quello che ti piace di più, le cose sono all'avanguardia, secondo me non saprei. Ok, allora... Io vi ringrazio di essere stati con noi. Andrea, hai un'osservazione, una puntilla, una curiosità?
No, in teoria è tutto assolutamente chiaro. Volevo solo sapere se Luca da grande vuole fare il professore al liceo oppure no. Questa era la mia curiosità. Dopo questa esperienza, se continuerà e vorrà insegnare al liceo oppure invece se preferisce fare altro, fare soldi, tanti da qualche altra parte. Proviamo con questo. Allora, sicuramente voglio fare soldi, questo è sicuro. Però Ah, beh, l'abbiamo capito. c'è un motivo se ho scelto di fare questo progetto quando la professoressa Salini me l'ha proposto. Ed è perché io in realtà da grande vorrei fare il professore, ma non a livello del liceo, a livello universitario. E mi piacerebbe farlo negli Stati Uniti. Per cui appena finisco la laurea magistrale vorrei iniziare a fare un PhD negli Stati Uniti. E poi fare ricerca e insegnare per il resto della vita. È quello che mi piacerebbe fare, lo è sempre stato, quello è l'obiettivo. Io Noi ti vorrei aggiungere che, auguriamo. Lu vorrei aggiungere che Luca sai insegnare molto molto bene e quindi so che avrai successo. Grazie, non l'ho pagato, giuro, grazie Ion. Esatto, la cosa vale dopo uno perché non l'hai pagato e due perché avete già finito il progetto, per cui insomma non aveva bisogno di ringraziarvi. Mentre io vi ringrazio e vi auguro in bocca al lupo per le rispettive carriere. Io e Andrea ci troveremo la prossima settimana a parlare ancora di dati. Ora la sigla e un saluto. Salutate. Grazie Ciao, mille, ciao. ciao. Think.